Auschwitz. Quel luogo preparato apposta per mettere fine all'esistenza, per scrivere la parola basta, ai sogni, alla vita, alla speranza. Quel luogo di morte e di dolore, dove il pianto era quotidiano, dove era bandita la parola amore e dove non c'era niente di umano. Quel luogo dove la follia umana raggiunse l'apice del male, per cui a una mente sana sembrò assurdo ciò che fu reale. I luoghi a perenni testimoni di ciò che assurdo parve poco, dove fumano ancora quei mattoni di umana carne che vi prese fuoco. La storia cambiò da quel momento, come la coscienza della gente, per quei milioni che patirono il tormento, perché il resto non seppe fare niente. Milioni di vittime innocenti subirono ciò che nega la ragione e nessuno udiva quei lamenti finché non venne aperta la prigione. Allora l'evidenza ferì lo sguardo da lasciare tutti senza fiato. L'evento si scoprì, ma con ritardo. Il crimine era stato consumato. Ricordando quel tempo di terrore, speriamo in un futuro assai migliore, fatto di pace, fratellanza e amore, che ripaghi in parte il passato errore. Questo è l'augurio più sincero da fare in questo giorno di memoria. Usare energie, tempo e pensiero per bandire l'odio dalla storia.